hanno avuto la fortuna o insomma il pregio di aver azzeccato, perché è il vitigno che tutti vogliono, però insomma non è facilissimo trovarlo in purezza buona un po' da tutte le parti. Io volevo, prima di parlare di Argirio, riprendere una parola che secondo me è stata proprio una parola chiave che ha detto Andrea, ovvero la nota mentolata, che secondo me è veramente riconducibile ai vini di Poder Nuovo, non tanto quanto all'utilizzo del legno, ma proprio io credo che noi facciamo pochi prodotti, proviamo a farli bene, siamo giovani, speriamo di farli meglio in un futuro, perché chiaramente non siamo assolutamente arrivati, però ecco, questa nota mentolata è riconducibile molto al territorio, no? Quindi secondo me c'è una sorta di fil rouge che si snoda da terra e gira a Sotirio, che appunto poi è tenuta insieme da questa nota mentolata che Andrea appunto è andato a identificare molto bene. Ecco, Argirio è stato un prodotto secondo me anche sorprendente, non so se mi sbaglio, è un Cabernet Franc quasi in purezza con un tocco di Cabernet Sauvignon, un uvaggio difficile da gestire perché comunque sia una spalla, un ego molto importante, che però se saputo, cioè, diciamo, se saputo capire anche, diciamo, dobbiamo dargli il tempo a Cabernet Franc, però quando gli diamo il tempo giusto ha delle grandi espressioni e io trovo questo Cabernet Franc molto interessante. Allora, qui siamo sulle 14.000 bottiglie di produzione a seconda delle annate, Terre al vino d'entrata invece ne conta circa 70.000, quindi c'è un gap molto grande di produzione. Il Cru invece si aggira intorno ai 3.500 fino a 5.000 nelle annate migliori che andremo a degustare dopo. Quindi Argirio ha questo nome perché dove nei 4 lettere del Cabernet Franc c'è una particolare giacenza di argilla blu, per questo anche sulla bottiglia il logo è blu rispetto al rosso di terra. La fermentazione alcolica viene già fatta in legno, la macerazione dura circa 15 giorni, giusto? 15-20 giorni. Dai 15 ai 20 giorni a seconda dell'annata, per i tecnicismi abbiamo Stefano che è il nostro capo produzione, delle mani veramente sapienti che potrà rispondere a qualsiasi domanda che vogliate fare, chiaramente. Poi facciamo allora due follature manuali, un rimontaggio al giorno in fase di fermentazione, sempre la malolatte in barrique e stavolta per l'affinamento che dura al massimo un anno, poi a seconda dell'annata cambia, utilizziamo barrique di terzo, primo e secondo passaggio, proprio perché il Cabernet ha questo carattere comunque molto sfaccettato che va saputo accompagnare, deve essere proprio accompagnato nella crescita, perché sennò si rischia di avere delle note o troppo spigolose o troppo morbide e si rischia quasi di perdere poi l'essenza, no? La ricerca che cerchiamo in questo vitigno. Dopo l'affinamento anche lui va in cemento, perché se c'è un po' di Sauvignon va fatto comunque un assemblaggio della stabilizzazione e poi finisce in bottiglia. Oggi stiamo vivendo un embrione, neanche un bambino, perché la 2015 è giovanissima e io trovo il naso già molto più legato rispetto alla bocca, che è una grandissima irruenza, ma per la descrizione lascio la parola volentierissima ad Andrea. Allora, questo ho insistito io per averlo giovane, questo Cabernet Franc, anche perché sono vigne che cominciano ad avere l'età giusta e poi comunque andiamo sulla pasta, andiamo sulla carne dopo, quindi comunque avremo bisogno di un qualcosa nel bicchiere, una certa struttura. Cabernet Franc, io ho scritto diversi articoli, ho scritto diverse recensioni, ho fatto un po' di approfondimento dalla Loria, dal Clos Rougeard fino ai grandi a Bolgheri nel Trentino, è un vitigno effettivamente che va di moda, però è un vitigno in realtà tutt'altro che facile da fare. Pensate anche solo al fatto che anche nel bordolese Cabernet Franc in purezza non esistono, esiste l'unico grande vino che ne ha una buona percentuale è il Cheval Blanc, altri possono arrivare a 40-50%, 60%, ma non è mai fatto in purezza, questo perché soprattutto al nord ha dei problemi di maturazione. In Toscana c'è il problema opposto, quindi non la poca maturazione ma la sovramaturazione, e il Cabernet Franc in un territorio non vocato tira fuori le note di peperone ancora più forti, note erbacee, verdi, queste pirazzine molto marcanti, ancora più aggressive di quelle che ogni tanto si trovano in certi Cabernet Sauvignon. Avete presente, questo succede tutto al nord Italia, no? Dove territori non del tutto adatti viene fuori questa nota di peperone che può essere piace o non piace, ma quando diventa l'unica nota del vino è ovvio che non è piacevole. In questo caso vedete il colore ovviamente molto ancora più ricco dell'altro, comunque Cabernet Franc ha una bella colorazione. Le sensazioni sono particolari, anche qui la nota verde, se c'è, è appena accennata, sono bellissime le note, la speziatura, le note balsami che tornano magari qui sotto forma di coriandolo, sotto forma
un Janice sotto forma di Karl Rubel, sotto forma, sono note anche di un po' di Musk, di note un po' selvatiche, appena animalesche, ma non a livello di poca pulizia, proprio a livello di nota aromatica. E poi ovviamente questa frutta, questa nota fruttata molto piena, frutta di bosco, fragoline di bosco, mora, mirtillo, ribes, un tocco di cassis, le note che ricordano l'oliva, la tapenade, quindi un naso molto molto ampio, molto speziato, molto ricco, molto scuro, che dà anche la sensazione di essere all'inizio del suo percorso evolutivo, di essere molto concentrato e che deve ancora distendersi e dare il meglio di sé. Come faceva notare Francesco, in bocca è l'opposto, no? Qui la ricchezza, evidentemente, in bocca si sente la gioventù, perché questa nota tannica è abbastanza presente, però sentite bene, è un tannino che non aggredisce, è un tannino ben presente, che ricopre bene la bocca, ci sentiamo questo piccolo morsettino del tannino in giro per il palato, ma non è, non tira fuori l'amaro, non dà sensazioni troppo dure. È un vino tutto sommato che capiamo benissimo che da bersi da solo sicuramente è troppo giovane, ma abbinato bene è un vino già molto divertente, perché comunque tiene una traccia di alcol, c'ha già un equilibrio molto buono, l'estratto, che pure l'alcol non credo manchi, ma quando l'estrazione non manca, non diciamo quant'è, comunque più dell'84% è acqua in questo vino, così siete tranquilli. E, però ecco, quando è tutto in equilibrio, il tannino, l'alcol, l'acidità, l'effetto è questo, è un vino che apparentemente, anche poi se si va a analizzarlo, di struttura, ma alla fine equilibrato, elegante, e che si beve con piacere, pur essendo in uno stato evolutivo molto molto giovane. Però a volte, per capire la struttura dei vini, non bisogna, si dice da giovane bisogna essere un po' esperti, in realtà ormai voi siete palati, ne avete bevuto tanto vino insieme a noi, vi rendete conto quando c'è la stoffa. Secondo me in questo caso si può sentire che la stoffa di questo vino c'è, come lo sentirete sulla carne. Comunque tenetelo nel bicchiere, tornateci sopra, ve lo riserviamo quando volete, perché è un cavallo di razza che è bello vederlo nelle sue prime galoppate, e poi lo aspetteremo al traguardo quando arriverà. Buon proseguimento.